Perché lui a scatola chiusa compra solo a rigori. Ve la ricordate quella vecchia pubblicità? Scherzi a parte, oggi proviamo a fare un tutorial di un rinnovo per quanto riguarda un asciugacapelli che purtroppo si era rotto, soprattutto il filo e la presa, e noi proviamo ad aggiustarlo, a cambiarla. Lo so, qualcuno potrà dire, beh, è una cosa facile, mica tanto, perché poi tocca rivedere anche tutto l'interno. Iniziamo con il tagliare il vecchio filo e la vecchia presa e poi apriamo il nostro asciugacapelli. È un po' datato, ha qualche anno sulle spalle, però asciuga così bene che non riesco proprio a farne a meno e quindi ho chiesto a Rick di provare ad aggiustarlo e lui non si è tirato indietro perché lo sapete, è molto pratico con l'aggiustare tutto, con il rifare, e magari da una cosa vecchia a una cosa nuova e quindi ci ha provato anche con l'asciugacapelli. Non è stato facile aprirlo, ci siamo aiutati con dei cacciaviti, però siamo stati molto attenti per non rompere la plastica, appunto, l'involucro del phon. Una volta aperto, cerchiamo di sistemare anche i fili interni, di vedere che cosa è successo, di cambiare anche quelli oppure di attaccare quelli che già si erano staccati. Bisogna stare attenti anche a tutto l'interno, tutto il meccanismo oltre all'esterno, anche perché a volte magari si rischia di prendere la corrente, di creare un cortocircuito, quindi appena si vede che qualcosa non va, subito staccare la corrente come prima cosa e poi cercare di capire dov'è il danno. Se siete capaci, se avete un minimo di nozioni, il tutto si può fare anche da soli, oppure magari portate ad un esperto elettricista. Proprio se il guaio è talmente grande, allora è il caso di acquistare un nuovo phon. Cosa che abbiamo fatto anche noi, per carità, però poi abbiamo deciso di recuperare questo. Abbiamo detto perché non provarci? Quindi alla fine il tutto è riuscito alla perfezione. Come avete visto, Rick ha aperto anche la parte in gomma e anche lì c'è da rivedere il filo. Attenzione si porta anche nella parte appunto centrale del phon. Anche qua bisogna riattaccare i fili. Una volta completata l'opera, visto che abbiamo provato, ritorna tutto all'assemblaggio per ricoprire il tutto, quindi incastrare di nuovo tutti i pezzi di plastica, nonché la parte in gomma che riveste una parte del filo. Il problema poi, come state guardando appunto, e anche questa parte qui che andiamo a richiudere perché potevamo anche sigillarla con il silicone, però poi abbiamo preferito con un nastro adesivo. E ora siamo alla prova, funzionerà o no? Certo che funziona, poteva il nostro Rick fallire
in una delle sue innumerevoli imprese, e così anche questa volta ha veramente raggiunto il suo obiettivo. Sistemato il phone e ora via verso nuove avventure, verso nuovi video tutorial. Se ti è piaciuto questo video, non ti rimane che lasciarmi un like. E se non sei ancora iscritto, allora ti invito a far parte del mio canale, a sfogliare tutte le nostre playlist. E se sei appassionato di questo genere di video, allora sfoglia l'arte del riciclo, quella è la playlist dove puoi trovare tutti i lavoretti di bricolage che abbiamo fatto nel corso di questi anni. Ti aspetto!